sovranista. Sono d'accordo. L'ultradestra sovranista sfila a Milano, la città della resistenza, insomma. Beh, io credo che quando si parla di ultradestra a livello europeo bisogna giustamente essere preoccupati. Non solo per una deriva ideologica, di cui non sentivamo proprio la mancanza in Italia, perché per me destra e sinistra sono superate da anni, e se faccio parte del Movimento 5 Stelle è perché non credo che esistano più la destra e la sinistra, ma esistano cose giuste da fare. Certo è che queste ultradestre europee sono quelle che in questi anni hanno chiesto all'Italia l'austerity, sono quelle che in questi anni hanno obbligato l'Italia a diventare il campo profughi d'Europa, e poi abbiamo dovuto far fronte noi alle politiche migratorie perché eravamo stati lasciati soli. Quando volevamo fare quota 41 nella legge di bilancio di dicembre, sono stati proprio i paesi dell'ultradestra, dell'est Europa, a dirci che non potevamo farlo perché dovevamo rispettare i parametri dell'austerity e abbiamo potuto fare solo quota 100. Quindi è una questione molto pratica quella delle ultradestre. Non vogliono bene all'Italia, e se non vogliono bene all'Italia non ne abbiamo bisogno.